Benvenuti nella postazione di rianimazione cardiopolmonare del bambino secondo nuove linee guida internazionali per la popolazione. Sto camminando, mi trovo davanti un bambino in apparente stato inanimato. Mi avvicino, controllo che l'ambiente sia sicuro, mi posso avvicinare. Mi inginocchierò avvicinandomi alla spalla del bambino e cercherò di capire se è cosciente, con uno stimolo verbale e doloroso. Bambino, bambino, mi senti? Bambino, mi senti? Il bambino non risponde. Aiuto, aiuto, c'è un bambino che sta male. Per cortesia, chiamate il 118 e se c'è un defibrillatore che qualcuno lo porti. Mi comincio ad occupare del bambino. Lo spoglio. Lo allineo. Mano di testa, mano di piedi. La mano di testa ci si appoggia sulla fronte. La mano di piedi prende il mento. Modica estensione per liberare le vie aeree. Mi avvicino e controllo se c'è un corpo estraneo. Se affiorante, lo eliminerò. E lo tirerò fuori con il dito a uncino, altrimenti lo lascerò dov'è. Devo cercare di capire se questo bambino respira, quindi farò quello che viene denominato gas. Guardo, ascolto, sento per 10 secondi. Mi avvicinerò in questa maniera, guarderò il torace, ascolterò rumori dalla bocca e sentirò se c'è alito per 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Non respira, lo farò respirare io. Chiudo il naso, poiché è un bambino, e insufflo per 5 volte bocca del soccorritore, bocca del bambino. 1, 2, 3, 4, 5. A questo punto controllerò i segni di circolo, ricerca segni di circolo generici per circa 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non vedo segni di circolo, non vedo movimenti. Inizio la rianimazione cardiopolmonare pediatrica. Mi appoggerò al centro del torace. In questa maniera, ponendo un braccio dritto, la mano sulla testa per tenere la modica estensione ed effettuerò 30 compressioni alternate a due insufflazioni per 3 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Fine primo ciclo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Fine secondo ciclo. 1, 2, 3. Le nuove linee guida internazionali prevedono anche che in caso di stanchezza è possibile utilizzare da parte del rianimatore le due mani invece che una mano sola sulle compressioni e l'altra sulla testa. 1, 2, fine terzo ciclo. Ricerca segni di circolo per una seconda volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non ci sono segni di circolo. A questo punto posso fermarmi. Telefonare al 118 e chiedere soccorsi avanzati indicando che c'è un bambino in stato di incoscienza. Dopodiché posso ricominciare e continuare la rianimazione polmonare fino a ripresa dei segni di circolo, sfinimento fisico del soccorritore o arrivo dei soccorsi avanzati. Controllo sicurezza. Stato coscienza bambino. Allarme generico. Controllo respiro per 10 secondi. 5 insufflazioni di soccorso bocca a bocca. Controllo presenza segni di circolo per 10 secondi. Per 3 volte effettuare 30 compressioni toraciche alternate a due insufflazioni bocca a bocca. Ricerca dei segni di circolo per 10 secondi. Secondo allarme con chiamata 118. Continuare
massaggio cardiaco, fino all'arrivo dei soccorsi avanzati.